Io non ho un problema speciale, vivo come il resto del mondo. Sono mediamente occupato e ho un bel terrazzo sul quale coltivo panse. Ma ho un problemino di cui spesso non parlo, poiché mi chiamo Vacca Carlo. E ancora non capisco, con tutto un calendario, potevano chiamarmi almeno Mario. Eppure la sorte mi fu generosa, mia moglie si chiama Culetto Rosa. E ne dico tante sul nostro rapporto, d'altronde non saprei dar loro torto. E ancora di prima mattina che già io mi sento chiamare ai miei colleghi d'ufficio con l'ignobile scusa di offrirmi un caffè. C'è sempre il malnato, la gola ben tesa, che ha il coraggio di chiamarmi pure in chiesa. E se rimango indifferente la cosa è più penosa, si mette a sussurrar Culetto Rosa. Doio della sezione, giunti alla disperazione, al nostro direttore a cui davo del tu, gli ho detto: a cacarlo ci vai tu. Ora non ho più un lavoro, vivo come il terzo del mondo, ancor giovane e disoccupato, non ho più il terrazzo sul quale coltivare pansè. Ma il mio problemino di cui spesso non parlo, poiché mi chiamo Vacca Carlo, mi pare ormai risolto, perché nel circondario son quello che voleva essere Mario. Il mio problemino di cui spesso non parlo, poiché mi chiamo Vacca Carlo, mi pare ormai risolto, perché nel circondario son quello che voleva essere Mario. La